decimo Vlogmas, decima casellina da aprire. Ormai lo sapete meglio di me. 10, 10, 10, 10, eccola qui. La svita di Babbo Natale, che carina. Oggi sono tornato con un video a tema scuola. Non è ovviamente un back to school perché sarei molto in ritardo, ma è la mia vita dopo la scuola. Quindi cosa è cambiato dopo la scuola, cosa mi manca della scuola e tutte queste cose qui. Allora, innanzitutto, com'è cambiata la mia vita dopo la scuola? Beh, innanzitutto vi dico che forse sotto alcuni aspetti è un pochino più noiosa, perché alla fine la giornata era bella piena. La mattina ti svegliavi, andavi a scuola, andavi al bar, tornavi, studiavi. Era bella piena. Adesso invece, per quanto mi riguarda, ho tra virgolette pieno solamente il pomeriggio, perché appunto curo un bambino. La mattina, vabbè, in questo periodo principalmente mi occupo di registrare e montare video, quindi diciamo che comunque la giornata mi si è riempita in qualche modo. È cambiata perché comunque inevitabilmente la vita cambia dopo che finisci la scuola, perché devi cominciare a cercarti un lavoretto, devi cominciare ad impegnarti un po' di più nel mondo del lavoro, devi metterti un pochino più sotto, devi metterti anche un pochino più in gioco. Io ho mandato da qualche parte curriculum, sto ancora aspettando risposta, ma penso che risposta non mi arriverà mai. Mi manca la scuola, sarò sincero, sì, ma non la scuola in sé, mi mancano proprio le piccole cose. Quindi per esempio la routine prima di entrare a scuola, che io andavo sempre al bar a fare colazione, mi manca la sala fumatori del nostro bar, mio e della mia migliore amica e dei nostri amici. Mi manca stare fuori scuola ad aspettare Karina, che è una mia amica, che per chi mi segue da un po' già la conosce per qualche vlog. Mi manca andare all'intervallo, alle macchinette, correre per prendere la merendina o comunque i biscotti, la cioccolata, il caffè, tutto quanto. Mi manca cervellarsi per riuscire a saltare quella tot verifica. Mi mancano i litigi delle interrogazioni programmate, che oddio, mi manca l'ansia da verifica, da interrogazione. Vi dico, mi mancano anche alcune sclerate dei prof, forse quelli più significativi, che in qualche modo hanno segnato il mio percorso scolastico. Vorrei ritornare a scuola? Assolutamente no, però ci tornerei solamente per rivedere quelle due o tre persone che anche loro mi hanno in qualche modo accompagnato in questo percorso scolastico, che mi sono state vicine, che mi hanno insegnato qualcosa anche a loro insaputa, ma che mi hanno dato veramente, veramente, veramente tantissimo e alle quali sono veramente grato. Una di queste, senza dubbio, è Karina, perché con Karina ho trascorso la maggior parte dei 5 anni di superiore, a parte la prima dove non ci cagavamo proprio, la seconda e la terza siamo diventati un duo fortissimo, quindi Skippy, come ci chiamiamo noi. Se mai guarderai questo video, sappi che ti voglio un bene immenso e grazie di tutto. E niente, sostanzialmente questa è la mia vita dopo la scuola. Fatemi sapere giù in un commento se anche voi avete finito la scuola, com'è la vostra vita dopo la scuola, che sono molto 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 curioso. Io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, escono video ogni giorno fino al 24 di dicembre. Aiuto, giù nell'info box, come sempre, ve lo ripeto ogni volta, ci sono i link a tutti i social a cui sono iscritto. E noi ci vediamo al prossimo video. La campanella, me ne stavo ancora dimenticando. Ciao ragazzi.